CEO of the Italian Chemical Society, and I shift for a moment in Italian because it is too complicated for me to give this kind of information in English. I am not sure of making a good translation. Allora, benvenuti a tutti, sia dal punto da nome della Scuola Normale Superiore di Pisa, con questo cappello, e della Società Chimica Italiana. Questo Avogadro colloquio è il secondo della serie, poi Gianfranco Pacchioni dirà qualcosa in più perché i colloqui sono organizzati a cura della Commissione Scientifica della SCI. Dovrebbero proporsi come uno dei momenti di incontro dei giovani più brillanti e più promettenti assieme a scienziati internazionali di alto livello. Speriamo che nel futuro crescano in questa direzione. La location di questa volta, come l'altra prima, è stata all'Università di Bologna, questa volta è qua alla Scuola Normale, speriamo di continuare ad averne altri in altre università italiane e altri luoghi prestigiosi. Non dico altro perché essenzialmente il vostro ospite, il professor Pacchioni, sia presidente della divisione di chimica teorica e computazionale, ma anche nella veste di membro della commissione scientifica della SCI. Okay, thank you. Actually, there is not much more to say, so I can only translate in English what you said in Italian. Because essentially what we are here today is for the second edition of this Avogadro Colloquia. Avogadro Colloquia is actually an idea of the present president of Italian Chemical Society, so Enzo Barone, but the organization and the inspiration comes from the scientific committee of the Italian Chemical Society. And this basically was started last year with a meeting on molecular electronics that was held in Bologna and was quite successful. And so this is the second edition and it's about, challenges in computational chemistry and computational methods for future and for also in the spirit of looking into Horizon 2020, which is for us a very great opportunity. So this is the idea, and as Enzo said, is the idea to put together younger, brilliant investigators and experienced senior people who already have reached a great visibility, and to have lively discussions and to have a light format. So the idea is to have something which is really very informal and useful in terms of scientific exchange. So with that, I think we can call the chairman, who I think is okay, and then we can start the session. Thank you. Thank you.